Siamo arrivati all'83esima edizione di Expo Riva Sciù, è un appuntamento che si svolge a Riva del Garda due volte all'anno e è di grandissima importanza per il nostro territorio perché convoglia qua turisti, in realtà turisti che hanno bisogno di fare business su questo territorio da tutto il mondo. Quindi è veramente una vetrina importante per la nostra città e poi è anche un volano economico perché d'inverno, nei 4 giorni della fiera, quasi tutti gli alberghi di Riva riaprono e quindi è un segnale importante di quello che può essere il lavoro e l'indotto e la forza di una fiera come questa. Ma la prima cosa da dire è che questa 83esima edizione è partita con il piede giusto, confermando una presenza di espositori e quindi di produttori di calzature che si attestano su 1330, provenienti da più di 100 paesi al mondo e con al vertice il primo paese produttore di calzature che è la Cina e il secondo paese produttore di calzature che è l'India. Sono due paesi presenti in misura massiccia qui da noi perché con loro in questi anni abbiamo instaurato grandi rapporti di collaborazione e non è un caso se proprio questa mattina con le 5 principali agenzie produttrici di calzature cinese abbiamo firmato un accordo triennale, né è un caso se nei prossimi giorni firmeremo un analogo accordo con l'unica grande agenzia che raccoglie i produttori di calzature indiane. Tutto ciò produce reddito su questo territorio. Expo Riva Sciù è un evento che muove ad ogni edizione circa 12.000 visitatori. È un evento che muove, dicevo prima, più di 1.300 espositori, produce 150.000 presenze, ciascuna delle quali con una capacità di spesa perlomeno doppia alla capacità di spesa del turista medio presente nell'Alto Garda e Ledro. È un produttore d'indotto esagerato per in rapporto ai solo 8 giorni di manifestazione, un indotto che si attesta sui 20 milioni di euro all'anno, che credo sia una produzione veramente ottimale per questa nostra realtà territoriale. Un evento quindi in buona salute che contribuisce a mantenere in buona salute la società di gestione, ossia Riva Fiere Congressi, e la buona salute di Riva Fiere Congressi è un granellino che aiuta a tenere in piedi il prodotto interno lordo di questo territorio e quindi l'economia dell'Alto Garda e Ledro.